per cui siete voi due. E noi dovrebbe esserci Zassu che aveva detto che voleva partecipare e qualcuno della CUB Sanità. Ma cioè, ho visto che c'è Andrea, Diani e Silvana Cesani. Sì. Ok. In realtà mancherebbero due persone. Fai una cosa, aspetta ancora prima. Vittorio. Ciao Vittorio. Non sei ancora. Ah, anche Vittorio. Siamo a posto. Ah, beh, allora. Come Sono qui, sfotti, sfotti Laura, sfotti. sono? Lasciamo perdere, Elisabeth, però non ti si vede, Ma c'è. eh. Si sente, ma non ti si vede. Perché la finestrella è piccola Dai uno spintone. e il capo è molto grande. Sono la moglie di Ciao questo Elisabetta, ciao. qua. Buonasera. Ti vedo. Buonasera, piacere, piacere di Buonasera. conoscervi. Ma io direi che possiamo cominciare. Probabilmente si aggiungono altri due, ma si aggiungeranno. Va bene. Comincio io? Comincia, comincia. Comincio io. Vabbè, intanto anch'io mi associo al piacere di potersi incontrare, di conoscerci, lo desideravamo da diverso tempo, anche se in parte avevate già avuto qualche contatto, forse con Vittorio e con Fulvio. Partiamo, va bene, io sono di Medicina Democratica e poi via via ci presentiamo e come Medicina Democratica. Già ce lo siamo un po' scambiati negli anni, l'impegno all'interno delle problematiche riguardanti la non autosufficienza, la disabilità, la cronicità, è sempre stato molto forte, no? Su diversi versanti. Per quanto riguarda il tema degli anziani, ecco, vedo che sta arrivando qualcun altro. Penso Paolo Bellavita della CUB Sanità, giusto? Sì, ciao. Ciao, benvenuto. Ciao. Abbiamo appena iniziato. Sì. Allora, beh, io sono Laura di Medicina Democratica, stavo dicendo appunto che ci tenevamo molto a questo incontro perché appunto come Medicina Democratica abbiamo sempre cercato di intervenire nelle situazioni riguardanti la cronicità, la disabilità. Per quanto riguarda la cronicità, diverse sono state anche le denunce che si sono susseguite in passato in difesa appunto di molte situazioni riguardanti familiari di utenti ricoverati nell'RSA o di mancanza di cure adeguate. Territoriali, domiciliari, ospedaliere, dimissioni selvagge, mancanza di ausili, di assistenza, no? Tutto quello che ruota intorno ai bisogni di queste persone con diverse condizioni di malattia e conseguentemente di disabilità. E negli anni era stata anche già pensata una proposta di legge che andasse proprio a rivedere le modalità di presa in carico della persona anziana, però parlo proprio di tanti anni fa. Quello che è successo ora, chiaramente riferito a questa gravissima situazione che si è creata all'interno del capitolo sanità in generale e in modo particolare nell'RSA, ci ha portato come Medicina Democratica a cercare di proporre una nascita di un coordinamento nazionale composto da tante associazioni, movimenti che in questo periodo si stanno impegnando per denunciare tutto quello che è successo all'interno degli ospedali, all'interno del territorio e in particolare
nell'RSA e per cui ne è nato questo coordinamento nazionale all'interno del quale poi ulteriormente abbiamo realizzato, ciao Achille, benvenuto, abbiamo realizzato dei gruppi di lavoro e uno in particolare è nato proprio sul tema dell'RSA, delle persone malate, croniche, non autosufficienti, eccetera. In questo gruppo di lavoro ci siamo un po' dati degli obiettivi diciamo a breve periodo e degli obiettivi a lungo periodo. Cioè quelli a breve periodo chiaramente sono quelli che ci portano a cercare di incontrarci con i comitati dei familiari che in questo periodo di pandemia hanno vissuto la tragedia e la strage che c'è stata e che quindi stanno rivendicando e portando avanti delle sacrosante denunce e quindi la volontà di unirci, di sostenere, di consolidare questi percorsi e oltre che appunto a intervenire su quanto è successo, cosa che poi penso stiate già facendo molto voi, di pensare anche a come intervenire su quello che sta accadendo anche ora, anche adesso, con una continua chiusura, con una continua mancanza di mezzi, di organizzazione, di mancanza di un piano di pandemia, un piano pandemico che faccia sì che queste strutture, l'RSA, possano aprirsi, possano permettere alle persone di incontrare i loro cari con chiaramente misure di sicurezza, con percorsi così come sono stati adottati un po' da tutti gli ospedali, per cui in questo momento ci sembra che ci sia un'enorme carenza da questo punto di vista proprio all'interno dell'RSA, che è veramente crudele, no? Estremamente crudele, oltre che sicuramente sta provocando ulteriori danni alle persone che sono all'interno e ai loro familiari. Chiaramente dentro questo discorso c'è anche la preoccupazione dell'organizzazione nell'eventualità che questa pandemia abbia anche, no, un ulteriore momento di ritorno, per cui come affrontarla, per cui gli interventi a breve periodo vogliono proprio vertere su queste parti qua, tenendo conto anche che vorremmo poter aprire un dialogo anche con gli operatori, per gli operatori, perché sappiamo benissimo la condizione in cui vivono, in cui lavorano, in cui sono all'interno di queste strutture gli operatori sanitari. Sappiamo la loro situazione, i loro contratti, la loro dipendenza, sappiamo le intimidazioni, sappiamo tutte le difficoltà che ci sono state negli anni, chiaramente, e che ci sono state a maggior ragione in questo periodo. Io personalmente ho cercato di parlare con persone che conoscevo, colleghi, amici, conoscenti che lavorano nell'RSA, ma addirittura mi si sono negate con la paura di poter dire qualcosa in più, perché comunque le intimidazioni sono state pesanti e molto forti, per cui questo è veramente molto molto preoccupante e dobbiamo cercare di aprire un varco, no, con gli operatori, attraverso anche il sindacato, chiaramente è importante che ci sia, proprio perché tanto c'è da dire, tanto c'è da fare per migliorare le loro condizioni, e migliorare le loro condizioni vuol dire poi anche avere del personale qualificato che possa lavorare in modo organizzato con delle finalità di cura, di assistenza, di riabilitazione e sociali all'interno di queste strutture. Per cui sono tantissime le cose. A lungo periodo, chiaramente, a lungo periodo ci siamo proposti dai documenti, quei documenti che sono girati, no, che vi ho fatto anche avere, a lungo periodo ci siamo, vogliamo impegnarci e all'interno del coordinamento nazionale si vuole proporre una proposta di legge di iniziativa popolare, un po' la riforma delle controriforme, no? Vogliamo scardinare quello che è un assetto sanitario che è più su un versante privatistico, anche se
le aziende ospedaliere dovrebbero essere pubbliche, ma sono aziende che hanno quindi una logica di diritto privato e hanno una logica, no, di, proprio di aziendalizzazione, no? Per cui, e le RSA ancora di più, gestite poi dal privato, dalle cooperative, no? Da tutte queste multinazionali che si sono allargate e che hanno puntato chiaramente non sul bene degli assistiti. Per cui ci stiamo impegnando a rileggere tutto quello che è un po' il percorso dal momento in cui la persona anziana ha dei bisogni, quindi nel suo domicilio, nel suo territorio di residenza, e da lì stiamo cercando di sviluppare come potrebbe essere ripensata una medicina territoriale che si occupa a casa, come possono essere ripensate delle cure domiciliari per la persona anziana, come può essere organizzata un'ospedalizzazione a domicilio. Tra parentesi, in questi giorni sappiamo che nel Consiglio della Regione Lombardia, no, si è rivotato l'ampliamento delle USCA, che entro l'estate devono essere portate una ogni 50.000 abitanti, no? Così è stato deliberato. Le USCA hanno dei limiti sicuramente, però hanno anche una parte di appartenenza al territorio che potrebbe essere percorsa in questo momento, e si potrebbe dare un input per attivarla anche in un certo qual modo, non lo so, la butto lì, è un po' tutto da vedere. Per cui comunque il nostro intento nel lungo periodo è proprio di rivalutare quella che può essere una medicina del territorio che salvaguarda il più possibile la persona nel suo ambiente, nel suo contesto di vita, garantendogli le cure, l'assistenza e tutto quello che serve, fino ad arrivare chiaramente nelle condizioni dove è necessario ad entrare in quelle che devono essere queste strutture sanitarie chiamate RSA, ma che devono essere strutture sanitarie pubbliche con un'organizzazione ancora una volta di cura, assistenza, riabilitazione, di attività sociale, di animazione che sia adeguata veramente ai bisogni della persona. Oltre a questo, e questo è trasversale al breve e lungo periodo, c'è la risposta adeguata ai familiari, l'attenzione ai familiari, la possibilità che ci sia l'informazione, la comunicazione, che ci sia un rapporto adeguato con i familiari e che ai familiari quindi sia assolutamente permesso di essere all'interno come comitato di partecipazione, no? Come comitato di presenza all'interno della struttura. Per cui il nostro obiettivo veramente macro è di rivedere questa che è la medicina che riguarda la persona anziana, no? Di ridiscuterla. La stiamo discutendo in questo gruppo di lavoro, è un gruppo di lavoro nazionale, ci sono molte persone, molte appartenenze, persone che vivono la condizione, persone esperte, associazioni, no? Ed è importante che riusciamo proprio a condividere questo percorso. In primis, ora stasera veramente vogliamo condividerlo con voi, con il comitato dei familiari del Trivulzio. Sappiamo che siete forse diventati in associazione, adesso poi ce lo dite voi, però in primis vogliamo proprio riuscire a condividere con voi quello che possiamo fare adesso, in questo primo periodo, e poi piano piano vediamo anche tutto il resto. Io mi fermerei qui, non so se Fulvio vuoi dire tu. Ma direi forse meglio che sentiamo loro, dopo entriamo nel discorso. No, se ho detto tutto, se insomma se è stato chiaro, ok. Anzi, bisogna dire che quando parla uno, tutti gli altri devono tenere il microfono spento. Ok, e se vogliamo parlare lo scriviamo nella chat e cerchiamo di creare, anche se siamo in pochi, però un minimo di... Ok, allora se siete d'accordo, non so, o Fabio o Letizia, se volete intervenire voi.
Sì, grazie, grazie innanzitutto della tua introduzione, Laura, e di averci invitato oggi per questo primo incontro, così per conoscerci, per condividere un po' anche quello che sono state purtroppo le esperienze drammatiche che ci siamo trovati a dover vivere nel corso dell'ultimo trimestre. Io sono Fabio Scottà, sono qui oggi in rappresentanza dell'associazione che abbiamo fondato recentemente, direi nel corso della scorsa settimana. Sono qui con Letizia Freilich, che è appartenente al consiglio direttivo dell'associazione, si occupa in particolare come coordinatrice del comitato, diciamo, scientifico-medico che abbiamo creato all'interno dell'associazione. Come sapete, ormai da 3 mesi noi ci siamo inizialmente costituiti come comitato spontaneo, nato sostanzialmente dalla emergenza e dalla gravità dei fatti, degli accadimenti di purtroppo quei giorni dove sostanzialmente vi era la totale impossibilità di poter entrare in contatto, diciamo, all'interno del PAT e così anche naturalmente per le altre RSA, e questo chiaramente ha causato l'impossibilità di comprendere appieno quello che stava avvenendo. Ma purtroppo col trascorrere dei giorni ci rendevamo conto che le informazioni erano molto poche, spesso contraddittorie, sostanzialmente non vi era un'organizzazione precisa rispetto a quanto doveva essere fatto, rispetto a quanto doveva essere messo in atto, se non altro come protocollo per far fronte ad un'emergenza così grave. Rendendoci conto di questo, nel contempo avevamo purtroppo i nostri cari, gli anziani, le nostre mamme, i nostri padri all'interno della struttura che via via peggioravano fino appunto purtroppo al peggiore degli epiloghi, e per chi invece non ha avuto il peggiore degli epiloghi, però ha avuto sostanzialmente una situazione dove ad oggi ancora non si può entrare all'interno delle strutture RSA del PAT, solo alcune hanno consentito l'apertura, e sappiamo quanto questo possa incidere sullo stato psicofisico appunto degli ospiti, che sono fragili, sono bisognosi di contatti umani, soprattutto con i propri familiari. A fronte di tutto questo, non voglio sicuramente togliere tempo parlando di quanto è accaduto purtroppo ormai, ma voglio invece dire che la nostra reazione, diciamo, oltre che di memoria e di sconcerto, sconforto per quanto è avvenuto, è anche di reazione. E di reazione rispetto a un sistema al quale anche tu facevi riferimento, Laura, un sistema concentrato sostanzialmente sulla RSA intesa come SPA, volta alla generazione di profitti continui, di contenimento dei costi, e quindi sostanzialmente a detrimento della cura, della prevenzione, della capacità di essere appunto un luogo di cura e di protezione, così come abbiamo potuto vedere e verificare sulla nostra pelle. A fronte di tutto questo, abbiamo deciso che era ora di associarci, di dare forma ad una organizzazione anche più, se si vuole, istituzionale, diciamo così, per organizzarci meglio e per portare avanti quello che è sostanzialmente anche il nome della nostra associazione, che è Felicita Associazione per i Diritti nelle RSA. Sembra molto specifico, ma sappiamo come questo diritto all'interno delle RSA sia spesso, anzi sia sostanzialmente inesistente, venga spesso calpestato, sacrificato a fronte appunto di altre logiche, e sappiamo quanto le RSA investono tantissime altre situazioni che vanno dalla sanità
alla logica abitativa, alla domiciliarità, al co-housing, a tantissime situazioni che debbono essere prese in considerazione se vogliamo veramente ripensare in maniera radicale questo sistema che a nostro modo di vedere e anche a nostro modo di aver subito è decisamente sbagliato e si muove su una direzione ad oggi molto, molto errata. Direi questo in linea di massima, noi ci stiamo muovendo su vari fronti, siamo indubbiamente contenti di stringere rapporti con organizzazioni come la vostra e come altre che stanno collaborando, operando in questo ambito da molto tempo. L'altro giorno siamo anche stati alla regione per il discorso di dare almeno come presenza in questo momento individuale, non tanto come associazione, perché veramente sono pochi giorni che siamo nati, dobbiamo anche un attimo cercare di darci una struttura, però come presenza individuale siamo stati presso la regione con lo SPI per almeno il tempo che ci era consentito, poi abbiamo invece partecipato alla conferenza stampa di presentazione della nostra associazione, dove appunto abbiamo cercato di fornire gli elementi che riguardano soprattutto l'ambito dei nostri obiettivi come associazione. Noi abbiamo come obiettivi quello senz'altro di ricordare la memoria, perché è anche dalla memoria che si può e si deve cambiare per un futuro diverso. E quindi uno dei primi progetti che stiamo portando avanti è proprio quello di creare un muro della memoria dove non avendo avuto la possibilità nemmeno di un commiato, diciamo, di un commiato ufficiale per i nostri cari, intendiamo comunque fare in modo che ci possa essere in qualche misura, potremmo definirlo un antimonumento, che però abbia l'obiettivo di ricordare quanto è accaduto, perché non si deve dimenticare e perché proprio da questa memoria possa nascere un nuovo modo di interpretare le esigenze dell'anzianità. Noi diciamo una nuova cultura della vecchiaia, non abbiamo assolutamente difficoltà a dire vecchiaia invece che anzianità. La vecchiaia, si diventa vecchi, ci sono diverse fasi all'interno di questo periodo di vita, è un periodo importantissimo, è un periodo che a seconda del grado appunto di vecchiaia e di età può portare diverse esigenze, ma sempre nel rispetto di diritti e della dignità che le persone devono avere. Noi abbiamo subito invece al contrario quello che è stato l'idea di una sacrificabilità di queste persone, di questi nostri cari, e quindi intendiamo veramente cambiare, unire i nostri sforzi insieme alle organizzazioni che come voi da tempo, come dicevi anche prima, vi state battendo per riformare quella che è una idea di sanità nata ancora ai tempi del Formigoni, dove sostanzialmente con la controriforma sanitaria è stato generato una sorta di sanità privata e quindi una sorta di sanità a pagamento dove lo sforzo economico per accedere a certi servizi è talmente elevato che spesso e volentieri non si riesce, non si è riuscito ad avere quello che invece è, secondo noi, veramente un diritto delle persone, un diritto della persona umana. Quindi ecco, in generale questo è quello che noi ci poniamo come associazione, indubbiamente cerchiamo e cercheremo in futuro di creare delle alleanze con esperti dei diversi ambiti che necessariamente intervengono all'interno di una possibile riforma di quella che è la modalità di vivere per gli anziani, e cercheremo da parte nostra di dare i contributi che stiamo, st-
stiamo nel contempo cercando di creare tutti insieme mediante la nostra associazione. E quindi da questo punto di vista lascerei anche una presentazione per Letizia, che come dicevo sarà responsabile del comitato scientifico e che peraltro si occupa di queste tematiche da moltissimi anni, essendo anche una fisioterapista e conoscendo molto bene la debolezza oggi della medicina territoriale. Ecco, buongiorno, mi presento e vi ringrazio, perché per me questa è una buona occasione proprio per poter dare il mio contributo. Io faccio la fisioterapista dagli anni Ottanta e ho visto come piano piano certe situazioni nel territorio si sono man mano proprio delineate, sempre con meno sforzo, meno aiuto. Io parlo soprattutto della zona di Milano, dove ho sempre lavorato e dove certe realtà piano piano sono state rese talmente impoverite che non hanno più avuto ragione di essere, per cui chiaramente c'è stato poi questo intervento del privato molto forte. Sono molto contenta di avere avuto la possibilità di leggere tutti i documenti che avete mandato, molto contenta che ci sia proprio un'analisi sempre precisa e specifica di quello che è successo, ma anche proprio come è possibile e come è fondamentale riprendersi questo territorio che è stato abbandonato o reso impoverito fortemente. E quindi la possibilità di riqualificare un intervento sempre più personalizzato, e quindi vuol dire anche la possibilità di fare in modo che tutte le varie figure che accompagnano, si parla degli anziani, ma in realtà accompagnano anche le persone che momentaneamente sono malate, insomma è un concetto più ampio sicuramente, e come è importante una riqualificazione non solo a livello monetario, diciamo, ma sicuramente a livello culturale. Quello che io sono anche insegnante di anatomia e di medicina cinese e mi occupo da tanto tempo e ho lavorato per tanti anni con i ragazzi con problemi psicofisici e quindi ho frequentato diverse situazioni, e la mia sensazione è proprio questa, che non c'è uno stimolo anche di conoscenza, di apprendimento, che possa in qualche maniera dare una nuova linfa e una nuova una riqualificazione proprio delle varie figure che devono e possono aiutarci in questo percorso nuovo, ecco, che deve assolutamente riprendere vita. Ecco, quindi l'associazione che si chiama Felicita per me è veramente una buona indicazione, perché ci vuole felicità, ecco, ci vuole veramente una spinta vitale che ci aiuti a riprendere in mano la nostra vita, perché poi si parla degli anziani eccetera, ma si parla di noi fondamentalmente. Quindi questo è sicuramente un grossissimo sprone, è un territorio su cui sicuramente riusciremo a trovare molti collegamenti e molte possibilità di collaborazione. Ecco, vi ringrazio e lascio la parola a chi deve prenderla. Ecco. Grazie. Beh, intanto grazie tantissime. Poi Letizia, ti dico, giochiamo in casa, perché anch'io sono una fisioterapista, no? Poi ho fatto anch'io altre cose, ho fatto la terapista occupazionale, eccetera. Però chi mi conosce sa come stresso la necessità che la cura di persone anziane, vecchie, al pari di tutte le persone che hanno delle necessità di carattere sanitario, deve passare attraverso un'equipe che non è solamente il medico o l'infermiere, per carità, ben venga, benissimo, ma ci deve essere anche proprio tutta un'equipe con più figure professionali che si occupano di tanti aspetti nel territorio e dentro le strutture di ricovero, no? Che devono essere strutture di ricovero sanitarie dove appunto tutte le risposte vengono date. Per cui questo qui
è l'obiettivo, secondo me, primario di riuscire a fare una trasformazione anche proprio di contenuti e di qualificazione, di qualità di quelle che sono le risposte cliniche, assistenziali, riabilitative, educative per tutte le persone che hanno dei bisogni specifici, che siano lievi, che siano gravissimi e così via. Non voglio togliere la parola ad altri, per cui mi taccio. Grazie. Chi vuole intervenire? Allora intervengo io. Io sono Fulvio Aurora, sono di Medicina Democratica. Per Medicina Democratica mi occupo delle assistenze giudiziarie, però sono anche presidente di un'associazione che si occupava e si occupa. Dico si occupava perché adesso per varie vicende stiamo facendo rientrare all'interno di Medicina Democratica, ma si occupava degli anziani cronici non autosufficienti, dei disabili gravi, e diciamo un'associazione che era un coordinamento fra diverse associazioni. C'era anche un'associazione di volontariato presente all'interno del Pio Albergo Triduzio, e con questa parlo, il tempo era il 1000, l'abbiamo fondata nel 1992 e l'abbiamo fondata per fare una proposta di legge di iniziativa popolare a favore delle persone malate croniche non autosufficienti. Abbiamo raccolto le firme di carattere regionale. Abbiamo raccolto le firme e presentate in regione. Anzi, questa cosa l'abbiamo fatta due volte, perché la prima volta è stata bocciata senza nemmeno discuterla, la seconda è stata comunque bocciata con una discussione breve all'interno della commissione. Però lì abbiamo visto com'era difficile una relazione con la regione Lombardia. Noi non è che ci siamo presentati in modo strano, abbiamo seguito le leggi che ti danno la possibilità di fare delle proposte di iniziativa popolare, ed era basata su questo fatto, diciamo, cioè, c'era un gruppo scientifico, e in effetti noi avevamo preso l'esempio da un'esperienza a Torino portata avanti all'ospedale delle Molinette da professore geriatra primario che faceva l'ospedalizzazione a domicilio. Cioè il discorso di fondo era quella: cerchiamo di tenere il più possibile le persone a casa, che comunque è una cosa che viene considerata normale, quello di tenere le persone a casa. Evidentemente però non è sempre possibile. Allora come fare per mantenere le persone a casa perché possano vivere nella condizione migliore. Quindi se una persona era malata, vabbè, normalmente uno si serve del medico di medicina generale, se era malata più gravemente c'è l'ospedale, e in questo caso l'ospedale usciva fuori in casa, no? E questa cosa funzionava. Naturalmente c'era proprio l'accettazione, la dimissione, anche se una persona non vedeva l'ospedale. Erano gli operatori dell'ospedale che si recavano. Dopodiché il secondo pilastro era l'assistenza domiciliare integrata, cosiddetta, e quindi se era necessario una maggiore permanenza delle persone perché erano malate, e quindi si faceva ricorso a questa. E già lì ci siamo accorti che però che c'è anche in Lombardia, c'era, c'è ancora anche in Lombardia, che questa cosiddetta ADI era assolutamente insufficiente, perché non si può, adesso l'ultimo caso che abbiamo avuto, che stiamo seguendo perché poi siamo andati in causa, cioè se una persona non autosufficiente non ce la può cavare con mezz'ora al giorno che passa un infermiere o un assistente sanitaria, e quindi questo diventa un casino.
cioè per le persone. E quindi poi alla fine c'è la costrizione di portare le persone in una residenza sanitaria assistenziale, con delle difficoltà di non poco conto. Intanto c'è la questione delle dimissioni dall'ospedale, cioè che gli ospedali cercano di dimettere, soprattutto questo dopo la legge che noi abbiamo detto di controriforma del 1992, la 502, di liberare il più possibile il posto letto. E quindi senza avere una continuità, perché uno dice ai familiari, noi abbiamo fatto quello che potevamo, adesso vi prendete vostro padre e lo portate a casa, o comunque dove volete voi. No. E quindi questo fatto ci ha anche fatto lavorare appunto con un'associazione del Piemonte per fare una lettera contro le dimissioni selvagge, le abbiamo chiamate, cosa che tuttora continua quando è necessario. E la cosa ha pure funzionato, perché anche se questo produce un grande disappunto da parte dei primari e dei direttori sanitari, però noi citiamo le leggi e quindi credo che il diritto va assolutamente messo in atto. E quindi con questo si trattenevano quantomeno le persone in ospedale fino a che non si trovava una collocazione che poteva essere buona o il meglio possibile, più che buona, diciamo così. Quindi poi normalmente o in un istituto di riabilitazione o in una RSA. Quindi diciamo questo è il percorso che abbiamo fatto, e tra l'altro abbiamo ancora due sentenze aperte, fra cui una è anche riguardava una persona, riguardava perché la persona è defunta, del Pio Albergo Trivulzio, e siamo ancora davanti al Consiglio di Stato, anche perché legato a questo discorso c'era quello dei soldi, e cioè il vero, perché la legislazione attuale stabilisce che una metà della cosiddetta retta è a carico della regione e l'altra metà è a carico della persona o del comune. E molte volte il comune salta perché cerca di dire che non c'è soldi, e quindi poi tutto il costo finisce sulle spalle della famiglia, no? Quindi diciamo c'è questo qui era il percorso che noi abbiamo seguito e continuiamo, quando ci capitano ancora i casi di questo genere, continuiamo a seguire. Però nel frattempo, questo già diceva Laura prima, abbiamo cominciato a pensare a una struttura diversa, anche se poi le difficoltà sono che ci mancano gli interlocutori, perché gli interlocutori politici e tecnici non hanno queste idee. Purtroppo vanno avanti con questo tipo di situazione senza pensare che le cose possono migliorare, e quindi cercando di migliorare la condizione. Quindi noi siamo assolutamente d'accordo sul discorso che veniva fatto prima, e quindi lo perseguiamo almeno il più possibile, tanto che appunto, già come diceva Laura, adesso abbiamo lavorato mettendo insieme, ci occupiamo anche della sanità a livello generale, quindi non solo sulla questione degli anziani cronici, ma sulla questione del diritto alla salute, quello stabilito dalla Costituzione, e quindi abbiamo un coordinamento nazionale che cerca di portare avanti questo discorso e con tutte le difficoltà che ci sono. E quindi siamo ben lieti di poter collaborare con tutti rispetto a questo tipo di discorso. No. Abbiamo fra l'altro visto che giustamente, diciamo, i ricorsi che abbiamo fatto noi erano ricorsi prevalentemente davanti al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, e quindi al Consiglio di Stato. Le ultime due che abbiamo sono davanti al Consiglio di Stato. Ma abbiamo visto con interesse, chiamiamola così, il fatto che c'è stato un pubblico ministero che ha messo sotto accusa il Pio Albergo Trivulzio e altre RSA rispetto a quanto è avvenuto nel Covid, no?
tra parentesi, siccome noi eravamo parte, siamo ancora, perché non è ancora finito, nonostante siano passati 10 anni, parte civile in un processo contro la clinica Santa Rita di Milano, che credo che conoscete, dove il pubblico ministero era Tiziana Siciliano, che mi sembra che, non mi sembra, che è quella che sta seguendo la vicenda del Pio Albergo Trivulzio, che è sicuramente una persona, almeno per quello che abbiamo visto nella pratica di pubblico ministero, assolutamente determinata. E quindi diciamo che qua c'è una, un'azione molto importante e pesante che viene portata avanti, e credo che a questo punto più ampia, diciamo, la platea delle persone, delle, degli stessi utenti, fino che riescono, e più c'è la possibilità di arrivare ad una qualche conclusione positiva, anche se i tempi che abbiamo di fronte non sono tempi brevissimi. Tra l'altro, abbiamo detto, dentro nel coordinamento, perché dopo il Covid abbiamo visto quello che è successo, ci sono delle cose che sono state fatte magari con ritardo, ma sono state fatte. Vediamo per esempio la questione dei tamponi, e abbiamo detto adesso che se ci sarà, come pare probabile, un contagio di ritorno, dobbiamo stabilire cos'è che deve essere fatto e verificare cosa, se poi all'interno di questo RSA le cose si fanno. Quindi sicuramente c'è il discorso dei tamponi, c'è il discorso della separazione delle persone che sono positive in situazioni di non contaminazione, c'è il discorso di salvaguardia degli operatori che sono stati poi i primi a essere contaminati. E quindi c'è il problema delle informazioni familiari. Adesso, naturalmente, io ho uno zio molto anziano che in un RSA, non al Pio Albergo Trivulzio, ma in questi 2 mesi è completamente crollato, cioè dove non si poteva assolutamente andare a avere un rapporto con lui. Quindi adesso, cioè quando lo sentiamo per telefono, dice di tutto e di più, cioè non si capisce più. Quindi questa è un'altra cosa che va assolutamente posto, no? Cioè si possono fare le cose in sicurezza anche rispetto al Covid, ma non si può togliere questa possibilità, perché questo proprio peggiora la condizione di salute delle persone. Per adesso mi fermo. Ok, se c'è la possibilità, dico io 2 cose. Mi chiamo Silvana Cesani e insieme ad Andrea Viani siamo del Lodigiano, nella zona di Lodi, Codogno. Io di Lodi, lui di Codogno. E rispetto alla questione anziani, RSA, eccetera, abbiamo fatto, la nostra esperienza è stata un'esperienza grossa attorno al 2010, 2000, tra il 2010 e il 2015, 16, forse anche 2009, perché abbiamo, vabbè, io a quel tempo facevo l'assessora alle politiche sociali del comune di Lodi, e avevamo un progetto, un programma, insomma, con un po' di associazioni per lavorare all'interno del problema della continuità di cura ospedale-territorio, perché il problema che avevamo rilevato a quel tempo era la questione delle dimissioni selvagge dagli ospedali. Chiamavano i parenti il venerdì pomeriggio e dicevano: qui c'è il vostro congiunto, venite a prenderlo, non c'erano le medicine, cioè tutte cose che sappiamo, quindi dimissioni selvagge, situazioni molto molto precarie, eccetera. Quella questione specifica ci aveva fatto ragionare sul fatto che era solo la punta di un iceberg rispetto al fatto che non c'erano più collegamenti tra l'ospedale e il territorio, ognuno andava per la sua tangente, l'ospedale faceva
era il momento formigoniano della cura per gli acuti e poi dopo pochi giorni a casa, e il territorio si stava con difficoltà organizzando, come diceva Fulvio, con l'assistenza domiciliare integrata, eccetera, e poco più, nel senso, e quindi siamo partiti da un'emergenza per poi scoprire che il problema era invece di un lavoro di lunga lena, che era quello di mettere in connessione l'ospedale territorio. Appunto, sulla base un po' del programma e forti del fatto che avevamo dietro anche delle associazioni importanti nel Lodigiano che lavoravano con noi, forti del fatto insomma di una delega di un comune, insomma abbiamo cominciato a interloquire direttamente con i vertici dell'azienda ospedaliera e dell'allora ASL, e siamo arrivati faticosamente, devo dire, anche attraverso la conferenza dei sindaci, eccetera, a definire un protocollo e un progetto corposo appunto che abbiamo chiamato Progetto Lodigiano Ospedale Territorio, Continuità di Cura Ospedale Territorio, dentro al quale c'erano tutti i passaggi per cui non si dovevano arrivare alle dimissioni selvagge, ma si arrivava a delle dimissioni protette, organizzate. Questo ho voluto interloquire con i miei, insomma, cose che probabilmente sapete già tutti. Non è stato un grosso lavoro, che ha funzionato finché l'assemblea dei sindaci aveva un certo potere dentro all'organizzazione del territorio, quando c'erano le ASL e c'era l'azienda ospedaliera. Insomma, i sindaci erano forte, non so come dire, avevano assunto questo progetto, questo programma come un programma importante per il territorio, e quindi questa cosa era stata vincente dal punto di vista dell'Lodigiano. Ora con la TS, e quindi noi siamo finiti dentro a questo baedame dei 193 comuni, 3 milioni di abitanti, eccetera, questa roba è andata perduta, e quindi non dico che non c'è più nulla, però si sono persi i fili e soprattutto non c'è più controllo da parte delle amministrazioni comunali, e non c'è più controllo da parte men che meno delle associazioni, che sono state espropriate di qualsiasi possibilità di interlocuzione. Quindi questo è un percorso che va recuperato, che è importante. L'altro tema che avevamo affrontato a quell'epoca era: nel nostro territorio ci sono 13 case di riposo, alcune trasformate in fondazioni e un paio solo erano rimaste di diritto pubblico. Il nostro progetto era quello di mettere in rete le case di riposo, siccome sono case di riposo non grandi come Pio Pergo Tribuzio, ma quella più grande è quella di Lodi, con 259 ospiti, le altre sono tutte attorno a 70-80, insomma sono tutte case di riposo di piccoli paesi. L'idea su cui abbiamo lavorato e su quale abbiamo sviluppato un grosso lavoro, abbiamo cominciato a interloquire, era quello che il Consorzio Lodigiano dei Servizi alla Persona, che allora gestiva i servizi sociali per i 62 comuni del Lodigiano, potesse in qualche modo assumere la funzione di coordinamento di tutte le case di riposo, in modo che si potessero fare gli appalti, un appalto unico per tutte le forniture di tutte le case di riposo, che ci fossero dei processi unitari anche rispetto alla qualità, eccetera, eccetera. Ecco, questa cosa l'abbiamo iniziata, ma è stata la parte più difficile, mentre paradossalmente il rapporto con l'ospedale, l'ASD e i comuni è andato a buon fine, si è riusciti a fare un progetto, un programma corposo e a svilupparlo, e quindi a fare davvero le divisioni protette e a cominciare a collegare i vari pezzi, l'assistenza domiciliare integrata, eccetera. Su questa cosa della casa di riposo, delle mettere in rete le case di riposo, abbiamo incontrato delle grosse difficoltà, perché purtroppo ogni casa di riposo pensa di essere il centro del mondo, e quindi è difficile fare ragionamenti di carattere generale, insomma. Però era un'ipotesi su cui ci eravamo cimentati e avevamo provato a lavorare.
Adesso noi stiamo costituendo nell'Lodigiano, a partire da questo lavoro che ha messo in piedi, che ha proposto Medicina Democratica e quindi il coordinamento nazionale, stiamo costituendo il Comitato Lodigiano per la difesa della salute. E proprio in questi giorni, stasera, c'è una riunione che dovrebbe cominciare a lanciare. Abbiamo fatto un primo manifesto che è proprio breve, un volantone che verrà distribuito attraverso i social in modo da raccogliere le adesioni delle varie associazioni. Siamo già un buon numero, insomma, di persone che ci stanno lavorando da 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Abbiamo cominciato a lavorare attorno a una piattaforma, perché l'idea è stata quella di fare un'analisi di quello che c'è nel Lodigiano. Quindi dentro a questo gruppo di lavoro ci sono i funzionari della funzione pubblica CGL, che ci hanno dato una grossa mano, ovviamente. Hanno fatto il quadro della situazione pre-Covid rispetto ai 4 ospedali della zona e stanno facendo e aggiornando settimanalmente la situazione dei 4 ospedali della zona, perché è un movimento unico. Ogni settimana nei 4 ospedali c'è un riposizionamento delle funzioni e dei problemi, ovviamente, che nascono. E quindi stiamo lavorando su questa roba al quadro, e poi abbiamo definito una prima piattaforma che è nell'immediato che cosa dobbiamo chiedere e rivendicare, perché se in autunno c'è il Covid di ritorno, dobbiamo fare in modo che negli ospedali, ma anche i medici di medicina generale, le strutture tipo i fisioterapisti, eccetera, nell'RSA ci siano gli strumenti idonei e ci siano i percorsi idonei, che ci sia l'assistenza domiciliare. Ad esempio, il decreto Rilanciamo si chiama, sì, non ricordo più, l'ultimo del governo, prevede per la sanità una serie di cose importanti. Prevede che siano assunti infermieri in un certo numero in proporzione agli abitanti, che ci siano queste cose che ha deciso la regione, come diceva Laura, un infermiere per la definizione delle USCA ogni 50.000 abitanti. Si prevede che per ogni tot abitanti ci siano dei posti letto in terapia intensiva, in subterapia intensiva. Ci sono delle cose molto interessanti e noi le abbiamo tradotte in rivendicazioni locali. Cioè, abbiamo preso quel pezzo lì e abbiamo detto, il nostro territorio 230.000 abitanti, ci vogliono tot infermieri delle USCA, ci vogliono tot infermieri per i servizi territoriali, ci vuole che il medico di medicina generale abbia tutti i dispositivi. Insomma, stiamo preparandoci da questo punto di vista. Il nostro buco sono purtroppo le case di riposo, quindi eravamo interessati a interloquire con voi, perché purtroppo non ci sono parenti, mentre nel Bergamasco e da voi sono nati queste associazioni, da noi non abbiamo punti di riferimento con persone che pure hanno perso i loro parenti. La casa di riposo di Lodi, dicevo prima, 259 persone ospiti, i morti ufficiali sono 80. Poi c'è stata un'intervista la settimana scorsa del presidente della casa di riposo che dice abbiamo aperto le iscrizioni nuove per 100 di persone, quindi vuol dire che quegli 80 sono diventati 100, insomma. Ecco, da 100, mettiamo tra gli 80 e 100 morti su 259, sono una bella percentuale. Ed è l'unica casa di riposo che per la pressione politica ha dato dei numeri. Le altre 12 case di riposo, quasi tutte private, non hanno detto assolutamente nulla su che cosa è successo al loro interno. Quindi da questo punto di vista siamo un po' scoperti, ecco, come comitato, e quindi dobbiamo recuperare questo dato, ed eravamo interessati un po' a tenere collegamenti anche per questo. Ho finito. Ok, grazie Silvana. Posso? Sì, vai. Allora, io intanto ringrazio Laura che mi ha invitato a essere presente a questa riunione, anche se, come gliel'avevo detto, cade in un momento molto complicato, perché ci sono le iniziative di sabato e io mi si sono sovrapposte degli impegni, per cui ho detto a Laura, se appena posso partecipo, però devo
cioè alle 7 devo andare via per forza, sono le 7 adesso, mi spiace moltissimo, però ci tenevo a essere presente per alcune cose molto semplici. Primo, penso che il percorso che voi come comitato e la trasformazione che avete fatto sia una cosa assolutamente fondamentale, e vi devo dire che ho apprezzato moltissimo l'idea e la capacità di trasformare il dolore, perché di questo parliamo, un dolore infinito, in un'azione in positivo che da una parte porta avanti la questione della verità, della ricerca, della giustizia, della verità, e dall'altra parte però anche i modelli di trasformazione e di lavorare sul futuro. Per la mia esperienza di tutti questi anni, nell'esperienza che ho fatto anche in situazioni precedenti di lavoro per più di 20 anni sull'AIDS, e quindi una situazione di morti, di sofferenze, non è un percorso scontato e semplice. Molte volte si rimane solo sulla denuncia o sulla non capacità di rielaborare la sofferenza. Quindi io sostanzialmente quello che vi volevo dire era questo, che apprezzo veramente molto questo percorso e questo salto. La seconda questione è che, hanno già detto tutti gli altri, quindi dico solo il titolo, qui il problema è rimettere in discussione il modello dell'RSA, il modello di strutture fuori dalla società dove vengono depositati gli anziani, a strutture che su quelle costruiscono profitto. Questo è assolutamente una pratica inaccettabile. Va costruito una prospettiva di servizio, di rafforzamento dei servizi territoriali, di realtà molto più piccole in termini numerici, con dei parametri di assistenza sociale e sanitaria, dove sociale non è solo una dipendenza dalla sanità, ma significa anche la gestione della quotidianità e della socialità in termini di socializzazione e di vita, perché non può essere vissuto con un periodo unicamente di tempo di attesa della morte. Questo è assolutamente non accettabile. E quindi è un altro punto importante. La terza e ultima cosa che in questa mia presenza al volo di oggi vi volevo dire è che questo nodo intreccia anche l'aspetto del pubblico e del privato, perché il pubblico su questo tema, su questo argomento, finora ha solo e semplicemente delegato in cambio di permettere profitti, ma come dire, questa fascia, questa fetta di popolazione me la portate via, ci badate voi, noi non ci pensiamo e vi permettiamo di fare dei profitti. No, queste sono persone che fanno parte a tutti gli effetti della nostra società in termini anche di quello che possono ricevere, ma anche di quello che possono dare. E i conti della vita si fanno alla fine, tra quello che uno ha dato, quello che riceve, non sono mai conti individuali. Non è che si può dire sono fuori dalla logica produttiva, li depositiamo lì, chi ci pensa non ci riguarda, si va anche a interrompere i rapporti personali. Cioè c'è un grande discorso di pensiero, di etica e di ragionamento. Non può essere uno spazio dedicato unicamente alla costruzione del profitto. Ecco, questo non può essere assolutamente. L'ultimo passaggio è che io penso, ma questo non dipende da voi, ci stiamo lavorando, proprio anche in questi giorni presenteremo una esposta a 360 gradi. Non andremo a ripercorrere le cose che avete posto voi, perché le conoscete molto meglio di noi. Il nostro esposto ha un obiettivo diverso, cercare di collocare le varie ipotesi di reato che sono stati fatti in tutto il percorso della gestione del Covid, in modo tale che i singoli aspetti, le singole tematiche, la più difficile, la più tragica è stata quella della RSA, trovo una collocazione dentro una lettura di una gestione complessivamente sbagliata, che non è solo una lettura sociale, culturale, sanitaria e politica, ma deve essere anche una lettura giudiziaria da questo punto di vista. E questo è il contributo che possiamo portare. Dopodiché io mi scuso per questo attraversamento della riunione, però ho pensato tra non andare del tutto e andare a sentire e portare il mio contributo, faccio così. Vi saluto al volo, perché è un'altra cosa che cominciava alle 7 e anche lì ho di arrivare in ritardo.
Grazie, grazie moltissimo. Grazie, e scusate, poi sentirò Laura su. Grazie Vittorio, ciao. Grazie tanto. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Chi vuole intervenire? Se posso dire alcune poche cose, pochissime cose. Io sono d'accordo e ho apprezzato l'iniziativa fatta dal Comitato di difesa dei diritti degli ospiti, dei ricoverati del Pio Albergo Trivulzio, e soprattutto ho apprezzato la trasformazione che è stata annunciata del Comitato in una vera associazione. È un atto importante perché rende più solida l'organizzazione di questa iniziativa. Ecco, io credo, ho sentito la relazione fatta dal portavoce Azzoni ieri a Radio Popolare e l'ho condivisa e l'ho apprezzata moltissimo, perché mi sembra che sia una relazione veramente centrata soprattutto su argomenti che sono già stati accennati questa sera, che sono appunto una cultura diversa della vecchiaia, dell'invecchiamento delle persone, della loro collocazione in luoghi, e questo è un problema vastissimo che si apre e che ha confini e dimensioni molto ampie. Ecco, io ho avuto un'esperienza personale, ho vissuto un'esperienza personale con mia madre, che è stata ricoverata in una casa di riposo in provincia di Belluno parecchi anni fa, tanti anni fa. Ricovero per il quale io sono andato 50 volte a trovarla ed assisterla la domenica per dare un cambio alla sorella mia che è sul luogo. In questa esperienza io ho avuto dei grandi insegnamenti, che al di là e prima naturalmente della buona volontà, della disponibilità del personale, c'era da parte della struttura una rigidità, un autoritarismo, una non volontà di ascoltare e di sentire, parlo di parecchi anni fa, questo è avvenuto. E credo che la situazione non sia cambiata, per cui questo è uno dei nodi centrali che deve, credo, essere affrontato anche nella situazione attuale con molte delle case di riposo, dove per le quali in alcuni casi ci sarà più disponibilità, ma in certi altri, addirittura l'abbiamo sentito, c'è addirittura il divieto a entrare, a sapere, a capire quello che avviene. Quindi un problema di democrazia. Noi, vedete, abbiamo noi, il mio gruppo sindacale, che è la minoranza della CGIL, ha percepito, non è un grande merito, però devo dire che siamo stati fra i primi che abbiamo percepito la pericolosità di quello che sta avvenendo nei primi giorni. Già i primi giorni di marzo noi scrivemmo un documento per il quale, devo dire, entrammo un po' in conflitto con il sindacato CGIL della funzione pubblica di Lodi, perché si disse allora che noi prendevamo una posizione troppo spostata, troppo a favore degli anziani, senza considerare il contesto generale, quindi il rapporto del personale con il personale che vi lavora, dipendente. Assolutamente no, noi abbiamo sempre tentato, è vero, di comprendere, e anzi, ecco, a questo punto direi che un grande lavoro nostro e di tutti noi e del Comitato del Pio Albergo Trivulzio, ma anche di Medicina Democratica, ma anche del mio gruppo sindacale, della mia minoranza sindacale, un grande lavoro da fare è quello di avere rapporti con il sindacato, i sindacati, che organizzano di più questi lavoratori, perché sono lavoratori sfruttati, sono lavoratori dimenticati, sono gli ultimi. E vabbè, non mi dilungo su questo. Comunque, ecco, va fatto un grosso lavoro di elaborazione. È vero, va studiato un modello diverso di organizzazione di queste strutture.
se queste strutture devono rimanere, se devono essere ancora una forma che non può essere per il momento superata, fermo restando che noi abbiamo una concezione diversa di superamento di questa, come dire, limitazione degli anziani all'interno di queste strutture, perché vorremmo che l'anziano stesse a casa propria o comunque entrasse in strutture che sono più aperte, più favorevoli a lui, fermo restando questo, e cioè che se queste strutture devono rimanere, e rimarranno per un periodo, penso, di transizione almeno, queste strutture vanno profondamente modificate. E la modifica va fatta su quei terreni che cercavo di dire prima. Nei rapporti, quindi c'è un rapporto con il potere di queste strutture, che va naturalmente controllato, che va mitigato laddove eccede nell'eccesso, che va monitorato, che va seguito con... e poi un rapporto di rafforzamento del potere contrattuale, della presenza sindacale dei lavoratori addetti. Perché vedete, nei confronti degli anziani io credo che non ci sia da parte nostra una grande, da parte di chi si occupa del problema in senso lato, intendo dire, non c'è una grande possibilità di rapporti solidi, stabili con i pensionati e con gli anziani che sono ricoverati, perché sono una categoria estremamente fragile, una categoria che ha grandi difficoltà. Le stesse famiglie, c'è la paura. Io avevo paura quando andavo a parlare con la direttrice della casa di riposo nella quale era ricoverata mia madre. Avevo paura, anche se io cercavo di vincerla e dicevo quello che pensavo, come ho sempre fatto. Tuttavia, questo è un problema grossissimo. Quindi un problema di rapporto con queste organizzazioni, quindi con la struttura, il profitto che queste strutture fanno, non è facile affrontare un problema di questo tipo. Ma, voglio dire, un rapporto con queste strutture è un rapporto di rafforzamento, di fiducia, di sostegno al sindacato che organizza questi lavoratori. Non voglio portare via altro tempo. È un problema importantissimo. È un termometro fondamentale del livello di civiltà di una società. Se una società abbandona i vecchi, abbandona gli anziani, è una società che non ha grande valore, che non ha grande senso di civiltà. È un problema che quindi va affrontato in questo senso. E quindi anche dal punto di vista tecnico. Benissimo quello che diceva anche Fulvio Aurora sul lavoro che è stato fatto in passato. Benissimo tutto ciò che si fa per creare le condizioni. C'è un problema generale, grande, che è quello della non autosufficienza, che va affrontato, ma sono problemi grandissimi, vastissimi. Per ora credo che bisogna impegnarsi sulle questioni contingenti e del momento, perché il pericolo del virus, che il virus ritorni, c'è, e c'è fortissimo questo pericolo, sicché se ritorna noi dobbiamo essere in grado di affrontare, perché non succeda l'ecatombe. La Shoah, io ho detto nell'ultimo documento che ho scritto, è stata una Shoah per gli anziani, quella delle case di riposo. Scusatemi, ho finito. Grazie Achille. Andrea. Credo che quel che ha detto, cioè in realtà appunto io e la Silvana volevamo soltanto avere un rapporto, un collegamento, una condizione concreta di difficoltà e volevamo anche capire la prospettiva operativa, la capacità di proposta del comitato del Pio Albergo. Quindi le cose che potevo dire le ha già detto la Silvana, non rubo altro tempo. Bisogna assolutamente mettere assieme tutte le energie e cercare di produrre delle capacità operative a tutti i livelli. Se riusciamo a produrre questa aggregazione, questa mobilitazione, abbiamo reali condizioni di poter fare qualche progresso e di potersi difendere adeguatamente. Credo che la condizione del coronavirus abbia
messo in evidenza i disastri che ci sono stati dal punto di vista della privatizzazione del sistema sociosanitario, eccetera, e abbiano creato una sensibilità che prima non c'era, e questa deve assolutamente essere aggregata, organizzata e diventare uno strumento operativo di difesa decisivo. Tra l'altro, appunto, la condizione degli anziani è drammatica da tutti i punti di vista, sia che si siano ricoverati sia che siano in casa, veramente sono condizioni incredibili, insopportabili, e quindi muoversi e organizzarsi e regare è decisivo. Niente, non ho altro da aggiungere. Ringrazio voi che state affrontando questi problemi in modo diretto dentro al Pio Albergo, e bisogna andare avanti, insomma. Finito. Grazie. Elisabeth, che non la vedo, vuole aggiungere, vuoi dire qualcosa, Elisabeth? Claudio. Quando imparerò. No, volevo seguire il filo degli interventi e magari proporre in forma semplice, diretta, in primis da parte del Comitato del Triguzio, magari di fare un appello, un annuncio, perché diciamo che quando le cose cominciano a muoversi c'è sempre un primo gruppo che prende la testa e tira poi dietro anche gli altri, quelli che hanno bisogno di uno stimolo, magari non neanche tanto grande, però basta forse uno stimolo per aumentare il livello di consapevolezza, di voglia, di vincere anche dei timori, perché è vero, nei confronti delle direzioni, lo sentiamo da tutte le parti, ci sono tanti modi, da quelli evasivi, da quelli subdoli, da quelli più aggressivi, per allontanare anche chi vuole informarsi, quello che vuole capire dall'interno, cioè anche altri membri, insomma, delle nostre associazioni che hanno comitati parenti già da anni dentro le RSA, molto spesso sono scoraggiati perché sentono che la loro presenza, le loro richieste sono viste sempre in modo ostile, non sono viste come un discorso, diciamo, di diritto prima di tutto, di persone che hanno, insomma, no, delle cose da dire, che non sono fuori di testa, ma si fa una fatica a dialogare tra le direzioni e i parenti. E quindi credo che forse, se magari lo possiamo vedere un po' insieme, una forma semplice, ma da divulgare in modo da dare un po' anche di una spinta ad altri parenti, che così. Poi su ci sarebbero ancora tante 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 cose da dire, però questa sera mi sembra che abbiamo già messo carne al fuoco per non so quante altre sessioni, webinar, come si fa adesso. Però il problema del personale è il capire le modalità di lavoro dentro le RSA sono molto difficili, cioè nel senso anche la proporzione, il minutaggio, cioè il famoso minutaggio, il fatto che questo vedere l'assistenza nelle forme più elementari, nel senso di mangiare, dormire, passare dal letto alla poltrona, no, non è quello, cioè il mantenere il massimo di autonomia, il sollecitare all'autonomia, l'accompagnare l'anziano che ha voglia di fare due passi e magari lo fa a modo suo, cioè è tutto un lavoro
che dovrebbe proprio alzare la qualità e anche qualificare delle figure, diciamo, che chiamiamo OSA, che chiamiamo OS, che non so come le vogliamo chiamare, e come non si fa equip dentro, per cui questo personale che è molto messo a dura prova, tant'è che appena può se ne va e c'è un turnover molto elevato, se non viene inserito in un lavoro di equip anche con delle figure infermieristiche o di coordinamento, è un personale che si esaurisce, perché è poco da dire, ma comunque un lavoro estremamente faticoso. Se non viene valorizzato, se non gli viene dato anche delle possibilità di guardare a quello che fa, e non preso dall'urgenza e dal fatto che ha ancora tre pazienti, insomma tre persone. Quindi il problema del personale senz'altro è ancora un altro fronte che non dimenticheremo, insomma, però ne abbiamo messo talmente tante di carne al fuoco che credo che questo incontro sia stato anche, direi, anche molto carico di un senso di umanità, insomma, tra i nostri interventi si sente che c'è una fibra, insomma, di voler prendere le cose per il verso giusto, e il verso giusto è un versante di umanità. Ho finito. Grazie. Paolo Bellavita, se vuoi aggiungere. Scusate, io ho seri problemi di connessione, per cui mi sono perso tantissimi pezzi. Quindi abbiamo visto che... Quindi sono un po' disorientato e ho perso un po' il filo. Ma io vorrei dire due cose prima che magari mi risalta la connessione. Io credo che tutto il tema dell'RSA e dell'RSD ruoti attorno alla figura centrale, che è la contrapposizione tra il profitto e la cura dell'anziano e dei disabili. E questa è la grande contraddizione da combattere in questo momento. E è chiaro che questo impone il fatto di avere la forza di riuscire a cambiare questo sistema, perché finché le strutture avranno di fronte la scelta di come curare le persone in base a determinati parametri che vengono dati dalle regioni, come i minutaggi, che poi ogni regione ha il suo sistema, è sempre in contrapposizione col fatto di stare attenti ai propri bilanci. E questo è il vero dramma che bisogna risolvere. E ovviamente per mettere al centro la cura dell'anziano e dei disabili, è ovvio che di questa cosa se ne deve occupare lo Stato, chi altro se ne deve occupare? Cioè, tutto questo sistema deve diventare assolutamente pubblico. Poi io faccio l'operatore sindacale, sono della CUB Sanità di Milano, per cui mi sono trovato al centro di questo disastro totale che è stata la Lombardia e soprattutto l'RSA della provincia di Milano e di Milano città. Mi fa specie, cioè, diciamo che quasi mi commuovo a sentire le testimonianze dei parenti di chi ha perso qualcuno in questa terribile situazione. Purtroppo mi ci sono ritrovato perché ho perso dei lavoratori e tanti lavoratori mi hanno chiamato in lacrime perché si trovavano di fronte al fatto di non riuscire, uno, a guarire e ad accudire nella maniera più dignitosa possibile gli ospiti. E questo è per loro era una tragedia. In più, loro stessi avevano paura di portare questo virus presso i propri familiari. Quindi i lavoratori si sono trovati in una situazione veramente drammatica. E quindi sia l'anziano accudito che il lavoratore veramente hanno avuto una forza nell'affrontare questa situazione inimmaginabile.
perché sono stati loro i veri, alla parola eroi non mi piace, però cioè, veramente sono stati esemplari, non so come definirli. Io se guardo dalla parte dei lavoratori, ovviamente, il problema vero è che questi lavoratori non hanno gli strumenti per svolgere il proprio lavoro come si deve. Perché, allora, a parte che c'è una selva di contratti della sanità, che uno lavora con una persona di fianco che ha un contratto diverso, una mansione diversa, uno stipendio diverso, magari fa la stessa cosa, ma uno si chiama in un modo, l'altro in un altro, hanno stipendi diversi e non si capisce il perché. Poi c'è sempre questo contrasto degli appalti, che è una cosa vergognosa, dove ci sono queste committenti, questi grandi gruppi internazionali e nazionali, che appaltano a cooperative principalmente, al ribasso, con appalti al ribasso, perché lì devono fare profitto, no? E non è che deve farlo solo la committente il profitto lo deve fare anche la cooperativa, per cui con tutti questi passaggi, poi chi ci smena? Il lavoratore e la persona assistita. E di conseguenza i parenti, ovviamente. E quindi è qua che bisogna cercare di cambiare le cose. Le cose vanno cambiate dalla figura centrale. La figura centrale per me non è il lavoratore in questo caso, la figura centrale è la cura dell'anziano, perché è quella la missione che hanno in questo caso le case di riposo, ma bisognerà rivedere tutto questo sistema, perché è impensabile che le case di riposo siano, io li definisco a volte, dei parcheggi. Cioè, è veramente... Cioè io frequentandole per fare delle assemblee, per parlare con i lavoratori, a volte per fare delle trattative, cioè sono posti a volte, cioè, non so, io esco sempre molto segnato. Cioè per me ogni volta che entro in una di queste strutture è come se fosse la prima volta che entrassi, dico ma io dove sono finito? Ma io non posso... passatemi il termine, parcheggiare un mio caro in questi posti. Purtroppo però le persone hanno la necessità a volte di farlo, perché veramente dipende, poi ovviamente c'è la differenza tra anziani, disabili, vari tipi di patologie, per cui uno alla fine è costretto, perché sappiamo che chi porta gli anziani in queste strutture è a sua volta un lavoratore sfruttato, per cui magari non ha il tempo di riuscire ad accudire come magari poteva esserci prima. Ormai nuclei familiari dove ci sono persone che non lavorano, gli unici che non lavorano ormai sono i bambini, per cui non si può di certo affidare gli anziani ai bambini. E è ovvio che va ripensato tutto il sistema. E questo sistema però si regge in piedi su, ovviamente, anche se lo Stato per prendersi carico di tutto questo dovrà anche prendere dei provvedimenti seri. I provvedimenti seri sono la cessazione dei finanziamenti alla sanità privata, perché lo Stato è un diritto costituzionale, il diritto alla cura, e non si può appaltare tutto anche a questo welfare aziendale che consente la privatizzazione di certi servizi. Cioè, i bisogni di cura sono bisogni che devono essere forniti gratuitamente a tutti, perché tutti hanno il diritto di essere curati. Poi io, scusate, mi sono perso un po' il filo dell'argomento, perché ho fatto un intervento un po' così, però poi se... Niente, non so se c'è una registrazione, perché vedo che c'è recording, magari me lo riascolto, se gira. Grazie. Sì, sì, la registrazione c'è, la si ritrova sul sito poi. Ok, grazie. Qualcun altro? E poi non so, chiedo Fabio, Letizia, se... volete dire qualcosa alla luce di quanto detto, se volete intervenire? Sì, sì, grazie. Io vorrei dire veramente brevemente, anche perché poi dopo c'è un orario nel quale poi intervengono un po' altri impegni. Però vi ringrazio innanzitutto a nome anche di Alessandro Azzoni, che come ripeto non è potuto essere presente oggi, non è potuto essere stato presente, ma... sicuramente lo metteremo a conoscenza di quanto voi ci avete appunto reso noto rispetto a tutte le attività che state svolgendo. Ringrazio per l'apprezzamento
che è stato fatto da un po' da tutti rispetto al mettere in positivo quanto di più drammatico abbiamo vissuto in questi 2-3 mesi. È verissimo che è stato drammatico, è stato straziante. Voi avete qui due esempi. Io che ho perso la mamma il 20 aprile al PAT, e invece la Letizia che non la può oggi ancora vedere, che per fortuna è viva, ma che vive questo deterioramento complessivo di situazione, per cui appunto determinato dal fatto di impossibilità di contatto con i familiari. Ma detto questo, veramente vi ringrazio, perché l'apprezzamento è esattamente, va nella direzione che noi veramente vogliamo portare avanti, cioè quello di radunare tutto questo che abbiamo subito, ma volgerlo al positivo in tutti i sensi che anche voi ci avete illustrato, considerando anche quanto ha detto da ultimo Paolo sul discorso proprio della, di una diversa modalità di pensare alle logiche di bilancio. Noi sappiamo, dico un'ultima cosa, poi veramente diciamo chiudo, noi sappiamo che in questo periodo, proprio per volgerla al positivo, è vero anche quello che diceva Elisabeth, noi abbiamo 28 referenti in altre RSA, noi abbiamo cercato di dare voce a chi aveva difficoltà, un po' per l'autoritarismo, un po' per le minacce che spesso, troppo spesso, si sono fatte avanti da parte delle direzioni di tutte queste RSA. E poi perché magari vi era appunto un timore generalizzato rispetto al dottore che sa tutto, no? Ecco, noi abbiamo cercato veramente di creare una rete, abbiamo 28 referenti in tutte le RSA della Regione Lombardia, della provincia di Milano, e abbiamo ottenuto sostegno da Cagliari, dal Veneto, da altre regioni anche fuori, veramente fuori la regione. Quindi continueremo a farlo perché sappiamo che spesso è difficile avere di fronte certe direzioni, certe autorità, personaggi con i quali diciamo diventa difficile poter esprimere in maniera anche chiara, coerente, quello che si sta vivendo e si sta purtroppo subendo. Io volevo aggiungere, proprio dicevo, rispetto a quanto diceva anche Paolo, sta arrivando, è vero, c'è stata un'emergenza, ma sta anche arrivando una montagna di soldi, e noi dobbiamo essere in grado di controllare, di essere parte della governance di questo finanziamento che arriverà anche in Lombardia, dove sappiamo potrebbe esserci una fortissima necessità di controllo e di direzione di questi fondi. Ecco, noi ci proponiamo anche questo, di essere un tavolo di discussione rispetto a quelli che sono i finanziamenti necessari dopo questa distruzione. E vi ringrazio tutti. Posso aggiungere una brevissima cosa? Agganciandomi al discorso di prima e anche rispetto, cioè, secondo me c'è un'altra cosa sulla quale potremmo lavorare insieme, ed è proprio la burocrazia, cioè questi tempi morti, queste situazioni per cui le famiglie a un certo punto vengono a essere proprio debilitate, perché ogni richiesta ha delle procedure complicate, eccetera. Anche questo dà un territorio chiaramente facile, perché si occupi qualcun altro che appunto è una situazione privata, eccetera. E rispetto anche a questi soldi, che speriamo arrivino e devono essere ben spesi, sicuramente una situazione burocratica molto farraginosa chiaramente anche qui favorisce chi ben sappiamo. Quindi penso che siamo, anche se ci siamo conosciuti da poco, su questo sicuramente possiamo, se non altro appunto, porre l'attenzione. Giustamente questa situazione drammatica che ci ha messo veramente in primo piano momenti difficili,
può essere di sprone anche a chi fino adesso è stato un po' con la testa sotto la sabbia, di riuscire a tirare su questa testa, perché è il nostro futuro, il nostro futuro vuol dire che noi, col nostro passato, che è un passato immediato, può dare delle informazioni per non ricreare quello che è successo, insomma. Giustamente, se a settembre c'è una recrudescenza possibile, ci auguriamo di no, però ci possono essere altre situazioni analoghe, questa cosa deve essere e può essere affrontata in un'altra maniera. Quindi io su questo veramente ci credo molto, perché è una cosa che non può non toccarci personalmente e non può che non toccare altre persone intorno a noi. E con questo concludo e vi ringrazio. Grazie, grazie a voi. Se c'è qualche altro intervento, se no direi che ci possiamo portare un po' alle conclusioni, no? Ringraziandovi tutti e ringraziando in modo particolare Fabio e Letizia, che sono venuti a questo incontro e che hanno condiviso appunto tutto questo difficilissimo periodo. Anche noi riteniamo che in questo periodo molto tragico che c'è stato e che ha messo in luce tanti aspetti negativi, c'è comunque una positività, ed è quella che sta facendo riflettere le persone, sta facendo rimettere insieme le persone, sta creando ulteriore movimento, sta creando di nuovo la voglia di far rispettare i propri diritti, la voglia non solo di aggregazione, ma anche proprio di affrontare, no, i percorsi insieme con tutte le attenzioni, con tutto quello che è necessario per appunto una difesa dei propri diritti. In particolare stiamo parlando della difesa del diritto della salute, del diritto alla vita di tutte le persone. Noi contiamo tantissimo di poter continuare una collaborazione con voi, per cui vabbè, il primo invito è quello di partecipare al gruppo di lavoro che abbiamo avviato e che probabilmente settimana prossima vedrà un incontro, per cui invierò il materiale, oltre che l'indicazione per quando, come, e anche un po' i punti principali che cercheremo di affrontare in questo prossimo incontro, che soprattutto sicuramente verteranno su il che fare adesso, no? Pensando proprio a come possiamo affrontare, da una parte, se c'è una indicazione regionale, se ci sono dei fondi regionali, se c'è una possibilità di intervenire su un assetto organizzativo, territoriale, sanitario diverso. Dall'altra, sul fatto di come, proprio per restare nell'RSA, come affrontare oggi la riapertura alla luce di quello che è avvenuto sino adesso e di quello che potrà avvenire, no? Io non so se questo avete già voi anche documentazione, se state vedendo che nell'RSA c'è questi famigerati piani pandemici, queste applicazioni delle linee guida regionali, che cosa stanno facendo, che cosa sta avvenendo, oppure se dobbiamo cercare comunque di costruirlo un po' insieme. Così come mi veniva anche un po' da chiedervi rispetto a all'oggi, siete a conoscenza di regolamenti per i familiari e che tipo di controproposta si può fare a questi regolamenti, no? Si può pensare della documentazione che siano dei diritti rispettati e sanciti per la partecipazione e la presenza dei familiari all'interno delle strutture, anche questo è qualcosa che possiamo poi vedere insieme. Certo, il problema del personale, quello che abbiamo detto sin dall'inizio, ci preoccupa tantissimo, perché tutte le osservazioni fatte sono estremamente realistiche. Questo personale è un personale dipendente dalle cooperative, un personale povero che vive condizioni difficilissime anche di carico di lavoro,
di turnover, di non formazione professionale appositamente, di non equip, per cui è tutto da rivedere. Infatti anche quel questionario che abbiamo proposto e che stiamo cercando di far rielaborare, che è un questionario proprio di minima, che deve servire un po' sul livello nazionale a far vedere i diversi modelli di RSA presenti, ma anche nel nostro territorio regionale, perché poi sono talmente tante e così diversificate, no? Da Tribuzio con i suoi 1000 posti a quella di Mediglia, Piccina, insomma. E deve far vedere soprattutto questa organizzazione, questa presenza del personale numerica, quindi quantitativa, qualitativa, che tipo di organizzazione. Questo ci permette di poter anche avere nero su bianco una fotografia dell'esistente sul quale poi cercare di formulare delle proposte diverse. Ecco, per cui questo a voi dell'associazione, no? E anche a tutti gli altri chiedo e rinnovo, se è possibile almeno compilarne veramente qualcuno, pochissimi, uno o due, però questo può servire appunto per avere un modello. Certo, ok. Ci impegneremo anche, come abbiamo detto, nel gruppo di lavoro sul discorso della proposta di legge, per cui sui contenuti più generali, no, di una ristrutturazione della cura nei confronti della persona anziana, e quindi vabbè, sarà un lavoro lungo, e le cose appunto abbiamo detto sono tante, direi possiamo fermarci qua e cercare di rincontrarci sia all'interno del gruppo di lavoro sia anche in altri momenti che riteniamo opportuni, per cui veramente vi ringrazio tutti, Fabio, Letizia in particolare, e spero che ci risentiamo e ci rivediamo presto. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti.